Riassunto della prima parte. La bella Arcuri ha problemi col calcare. Arriva l'idraulico. Camminando la porta io aprirò e la bella donna a me apparirà. E l'attrice si prepara per lui. Manuela ruba la lacrea artigiano alla sua vicina. Salve. E adesso il mio idraulico dove è andato? Il dialogo procede con sfoggio di sottili doppi sensi. Le mani? Ci devo mettere le mani? Sì, faccio per dire. Lei sicuramente usa l'attrezzo. Sottilissimo. Io ho provato a chiedere al portiere, ma lui è vecchio, farlo venire non è facile. Finissimo. Allora mi ha mandato su il figlio, ma lui è giovane e poverino è venuto subito. Elegantissimi. E ora sul balcone. Ma sa quella chiave inglese? Certo. Buonasera. Perché lei, signora, non avrà più problemi di colcare. Oh, mi scusi. E dopo questa battuta da fine umorista inglese, l'Arcuri si spoglia per fare la doccia. Ecco, eravamo arrivati fin qui. Oggi andiamo avanti. Senza calcare è proprio un bel getto d'acqua. Beh, questo ci solleva il problema del calcare risolto e l'Arcuri può fare la doccia. Manuela recita di getto, come vedete. E bah. Io sto anticalcare lo pulco. E ora vedete, si toglie il calcare anche dalle ascelle, dove per tradizione si insedia con maggior pervicacia. Guardate come diciamo interpreta magistralmente il suo ruolo a tutto tondo. Tutto tondo proprio. Un personaggio moderno ma allo stesso tempo un po' retro. E che retro! Notate la cura maniacale con cui si è confezionato questo spot. Tutto è al suo posto, tutto meno la conchiglia. Mario, mi porti l'accappatoio? Subito. Grazie. E poi dicono che gli idraulici sono cari. E per forza, devono anche installare l'accappatoio e asciugare le clienti. E caspita. È proprio vero, il ha risolto tutti i miei problemi di calcare. Finalmente un bicchiere brillante. E i miei piatti sono come nuovi. Ed ora il mio bucato è morbido e pulito. E adesso la grande attrice dà il meglio di sé nel ruolo di imbonitrice. Avete visto cosa succede agli idraulici che installano l'anticalcare? Perciò se sei un idraulico in gamba, installa subito il tuo. Installandone un certo numero, oltre a ricevere la riconoscenza di donne come me e di tutti gli altri tuoi clienti, potrai regalarti un favoloso viaggio a Cuba. Se invece preferisci un regalo più concreto, potrai scegliere un'alternativa dei bellissimi orologi d'oro. E allora forza! Cuba è un'isola meravigliosa e lì ad aspettarti ci sarà...